Oggi mi sono alzato di buon'ora e ho deciso di guardarmi allo specchio per capire a questa età cosa posso lasciare andare. Perché proprio stamane? Forse perché alla mia età il tempo ha un valore e non ho più tanto tempo. Allora comincio a pensare alle cose inutili che non mi fanno vivere bene. Quanto tempo vissuto male. Ma cosa vorrei lasciare andare? Le mie paure, la mia impulsività, il mio egoismo. È difficile? Ma devo liberare il mio bisogno. In fondo, cosa fare? Fermarmi, sedermi, sfidarmi, cercare di capire qualcosa che non vuole essere capito. Il contorto enigma che forma la mia persona, che in qualche modo strano è legato alle persone che cercano di capirmi, di risolvere il mio enigma, di comprendere il mio vero io. Chiudo gli occhi, respiro e ho la sensazione che tutto questo sia solo un'illusione, progettata dalla mia ostinata e controversa testa, un ridicolo imbroglio. Ma no, come sempre, cerco una scusa per non affrontare la realtà. La risposta che cerco non sta negli altri e non devono darmela gli altri, ma devo cercarla solo in me stesso. Ma l'oggetto del desiderio soddisfa sempre la nostra sete? Non so neanch'io quello che sento, quello che voglio. Non so esprimere, non so capire. Non so essere qualcosa di più di questo che sono ora. Ma non posso sopportare di vivere come una macchina. Ho bisogno di liberare la mia mente, di non essere solo carne ed ossa, giudicato in base al mio aspetto e all'immagine che gli altri hanno di me. Le gabbie della mia mente mi hanno portato a vivere scegliendo poco, in un'attesa continua di un qualcosa di diverso, di straordinario, che stravolga tutto, ma puntualmente non arriva mai, facendomi vivere in condizioni di malinconia infinita, mista al caos della mia mente. Così mi chiedo se riuscirò a liberarmi e a raggiungere il mio paradiso, ma non dopo la morte, ma ora, in vita. Sono sicuro che questa sensazione non durerà in eterno. Però mi chiedo se ci riuscirò e mi sentirò libero dalle mie zavorre. La mia aspirazione più grande è sentirmi un giorno realizzato. Non per gli obiettivi socialmente o lavorativamente raggiunti, ma io, come persona, indipendentemente da come si sarà evoluta la mia vita. Ma sento dalla radio la voce di Renato Zero. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. È vero. Cosa vince su tutto? Il vero amore. Ma l'amore per me, per te, per voi. Saper donare qualcosa di me senza paura e diffidenza. Donare qualcosa che rende felice te e me, anche rinunciando a qualcosa di me. Venire incontro a te e tu a me. Ecco la chiave delle gabbie della mia mente. Via! Libero! Volo!